Italiano assoluto uscente, confermatosi anche campione nella corsa campestre del cross lungo maschile. Gara ricca di contenuti, anche quella degli juniores che correranno come le donne del settore assoluto sugli 8 chilometri. Da seguire, due atleti che hanno battagliato tra loro anche per il successo nel campionato italiano, pardon, nella gara juniores della 5 Mulini, ovvero Stefano Benzoni dell'Atletica Valle Brembana. L'anno scorso ha vinto il titolo italiano allievi nei 10 km su strada, e l'azzurrino degli europei di cross Elia Mattio, podistica Valle Varaita, già sul podio nella passata edizione. Noi attendiamo di andare ora sulla gara con le immagini. Lo scorso anno seconda posizione, chiuse tra l'altro Cesare Cagliani, che è un altro dei big di questa gara junior, forte anche del bronzo conquistato agli europei under 20. Eccoci qua, intanto parlavamo di Cesare Cagliani ed effettivamente è proprio lui a uno dei due battistrada assieme ad Elia Mattio, se non vedo male, in questa prova a livello juniores. Vedo molto pimpante anche Simone Valduga, campione italiano juniores al coperto dei 1500 metri. Valduga che lo scorso anno fu quindicesimo tra gli allievi, quindi non trovò le proprie migliori sensazioni nel cross. Lui da sempre si adatta maggiormente alle realtà della pista, però sicuramente molto pimpante in questa prima fase di gara. E Alessandro Visone dell'Atletica Isernia nel frattempo a prendere il comando, tanto attendo indicazioni dalla regia. Siamo tornati in diretta su Atletica Italiana TV. Quanto avete visto in precedenza sulla Rai Sport con il commento di Franco Bragagna e di Orlando Pizzolato, vi ricordo che sarà comunque visibile già dal pomeriggio di oggi on demand su Atletica Italiana TV, così come tutta la prima parte di questa manifestazione, cioè quanto è andato in scena tra le ore 9 e le ore 10:38, quindi cadette, cadetti e juniores in campo femminile. Un piccolo riassunto anche tornando a quelle gare, quanto è accaduto a livello di risultati a squadre, con il successo per regioni della Sicilia al maschile tra i cadetti, del Veneto al femminile dopo la rivisitazione della classifica al seguito di alcuni reclami tra le cadette, e con il successo nella combinata della Toscana. A livello del campionato di società juniores invece in ambito femminile la vittoria è andata alla Bracco Atletica. Ma noi torniamo su questa gara invece, che è la gara degli juniores maschi, degli juniores uomini, sulla distanza degli 8 km, quindi di 4 giri, con Andrea Ribatti, All 3 Sports, altro atleta che ha già vissuto l'ebbrezza di un titolo, di una medaglia ai campionati italiani. Lo scorso anno fu medaglia di bronzo tra gli allievi, dietro atleti al primo anno di categoria, ovvero Ropelato e Deita. E ora prova ad andarsene, attenzione a questa azione subito di Ribatti. Ribatti, mentre dietro c'è Cesare Cagliani a tirare il gruppo, che è partito in maniera un po' sonnacchiosa, ma certamente non al piccolo trotto, non proprio al piccolo trotto. Quindi Andrea Ribatti prova a cambiare subito marcia, la teta della società della provincia di Bari, All 3 Sports. Che azione quella di Ribatti, che costringe i big, virgolette, a mettersi in luce. Vediamo Stefano Benzoni, poi mi pare di vedere Saber Zinubi e quindi Cesare Cagliani, oltre a Simone Valduga, nelle prime posizioni del gruppo.
degli inseguitori. Ribatti che mantiene un vantaggio di una manciata di secondi, molto coraggiosa la sua azione, siamo nel corso del primo giro, lo ricordo. Ribatti in testa, poi c'è Saber Zinoubi, numero 1830, atleta tunisino che non concorre, non è qui italiano equiparato, che fa atletica da solo due stagioni e che non concorre per il titolo italiano, ma che comunque ha dato dimostrazione recente anche di grande condizione di forma. E lui in seconda posizione. Abbiamo anche due maglie gialle dell'atletica, maglia gialla di Cesare Caiani. Per quanto riguarda la Bruniera Friuli Intagli e la maglia gialla, le maglie gialle dell'Atletica Valle Brembana con Stefano Benzoni e Matteo Pardea. Continua la propria fuga Andrea Ribatti a dare tanto pepe a questa prima parte di gara degli juniores, che assegna anche il titolo di società, lo ricordo, questa gara. Due o tre secondi il margine di Ribatti, che si è andato via via assottigliando, ma l'atleta pugliese ha comunque il merito di essersi conquistato, di aver acceso questa gara, di aver contribuito alla selezione del gruppo di testa. Saranno quattro giri da 2 chilometri in questa gara juniores in campo maschile. Ripreso dunque il battistrada. Questa prova di corsa campestre, campionato italiano individuale di società a livello juniores, dovrebbe esserci Cesare Caiani ora al comando. Saber Zinoubi si porta davanti, attenzione a lui anche nella stagione su pista, ha mostrato di stare bene in questa stagione di cross. Si fa vedere davanti anche con il numero 155. Andiamo all'aggiornamento da parte dell'informatica. Il gruppetto di testa si sta via via riducendo, vi dicevo, davanti abbiamo anche Federico Sammaritano del CUS Palermo con il 154, Giuseppe Scianna della Sicilia Running Team con il numero 155, quindi Sicilia decisamente sul pezzo finora nelle gare maschili giovanili. Ha vinto, lo ricordiamo, il titolo italiano di combinare, il titolo italiano per regioni maschili a livello cadetti, la Sicilia. Saber Zinoubi con 1830 in testa, lui non concorre per il titolo italiano ma concorre per il campionato di società per la sua Atletica Valle Camonica, si è messo già in luce nelle alcune competizioni nell'ambito della regione Lombardia. E poi vediamo con il numero 136 Elia Mattio, molto pimpante.
Poi col 128 c'è Stefano Benzoni, qui c'è Elia Sawani, campione italiano assoluto, davanti a Chiappinelli e ad Alfieri, nella premiazione officiata celebrata dal presidente della FIDAL, Stefano Mei. Vi dicevo, abbiamo anche le maglie gialle, Elia Mattio, Stefano Benzoni, Matteo Partea, sono gli atleti che sono andati sul podio, peraltro non in quest'ordine, ma comunque sono saliti sul podio da 5 mulini a livello juniores, e quindi abbiamo dietro anche Cesare Caiani, non troppo lontano. Adesso è Elia Mattio dalla podistica Valle Varaita, la società di origine dei gemelli Bernardo e Martin De Matteis e anche della campionessa italiana assoluta di corse montagna Francesca Gelfi. Mattio, poi Partea, Sicubi col 134, poi si staglia San Martino col 134, pardon. Abbiamo in 144, chiedo venia, abbiamo Niccolò Astori, col 142 si fa vedere Mattia Adamoli, Astori dell'Atletica Estense, Adamoli dell'Unione Sportiva Derviese, gruppetto di una quindicina di atleti, adesso si è leggermente appallottolato ancora, ma intanto la selezione di chi potrà provare a giocarsi le medaglie è quasi cosa fatta, sono una dozzina di atleti. Con il 1830, che è il numero di Saber Zinubi, che in questo momento è all'esterno, che non concorre per il titolo italiano, atleta tunisino non equiparato, ma che comunque porterà punti importanti per l'Atletica Valle Camonica e ha comunque una bella vetrina per mettersi in mostra. Elia Mattio in testa per la podistica Valle Varaita, in seconda posizione Matteo Partea, quindi vediamo Zinubi, poi Federico San Martino, vediamo anche Adamoli, vediamo anche Valduga per la quercia Trentingrana, Sornione, Stefano Benzoni. Dovremmo avere tra poco i passaggi al primo giro, anche nell'ufficialità della nostra dell'informatica. Mattio, Partea, San Martino, Zinubi, Valduga, Benzoni, sono questi i primi sei. Qualche piccolo problema con l'informatica. Possiamo dirvi che davanti sono rimasti in 4, 6, 8, 11. Elia Mattio in testa con il gruppo che però si apre a ventaglio alle sue spalle. Molto bene anche il portacolori dell'Atletica Valle Brembana, Matteo Bardea, che ha difeso fino all'anno scorso i colori della Sportiva Lanzada. A proposito di corse in montagna, sia Mattio sia Bardea hanno riscontri di livello azzurro nella corsa in montagna. C'è Valduga, con la maglia e la quercia Trentingrana, che ieri ha lottato fino all'ultimo per il titolo di staffette femminile. Zinubi ora a prendere il comando. Attenzione a lui. Non sarà una sorpresa da titolo, perché comunque non può concorrere per il titolo italiano juniores, ma gareggia a livello di campionato di società. Poi vediamo con il cappellino girato all'indietro il numero 135 di Simone Giolitti, che è consueto compagno di staffette di corsa in montagna di Elia Mattio. Mattio che è stato protagonista anche a livello della categoria cadetti di questo campionato italiano di corsa campestre lo scorso anno, però a livello proprio di risultati di campionato italiano juniores. Mattio chiuse a livello di campionato italiano
cadetti, Mattio fu d'argento nel 2018. Mentre ecco Bardea che si staglia all'esterno, Bardea, Valduga, San Martino, Benzoni, Zinubi. Mattio che ora un po' più coperto, affiancato dal compagno di club Giolitti. Abbiamo poi col 142 Mattia Adamoli, quindi con il numero 165. Si mette in mostra anche Mario Roani, un ottimo interprete del mezzofondo. In pista, che prova a giocarsi le proprie carte anche qui. Si è decisamente ridotto il gruppo di testa. Ora siamo a 9, pardon, siamo scesi da 11 a 9 unità. Mentre è più staccato Cesare Caiani, che lo scorso anno fu secondo. Matteo Bardea, grande personalità per l'atleta di Lanzada, a provare a fare l'andatura. E c'è lo stesso anche con la 5 Mulini, tra l'altro favorendo poi l'attacco del compagno di squadra Stefano Benzoni, che vanta già un titolo italiano a livello in carriera da allievo nel 10 km su strada. E attenzione che Bardea sta prendendo margine su Zinubi, Benzoni, Mattio, San Martino e Roani. Sono questi i 5 inseguitori. Matteo Bardea se ne va. Attenzione al portacolore dell'Atletica Valle Brembana. Azzurro, azzurrino nella corsa in montagna a livello di International Youth Cup. Correva l'anno 2019. L'azione di Matteo Bardea, quando siamo nel corso. Il terzo giro, distanza di 8 km per questi ragazzi nati nel 2004 e nel 2003, categoria che sarà ancora tale l'11 dicembre quando ci sarà l'Europeo di Cross Piemonte 2022 al Parco La Mandria, alla Reggia di Venaria Reale. Matteo Bardea braccato da un quintetto che però è staccato di una manciata di metri, una decina di metri. San Martino, Benzoni, Zinubi, Mattio e Roani dovrebbero essere loro gli inseguitori. Ve lo confermo. No, è rimasto, c'è Nicolò Astori che è rimasto attaccato. Si è staccato Roani. Matteo Bardea prosegue la sua azione. Abbiamo ricordato Lanzada, la sua realtà di origine, Lanzada che lo scorso anno ha ospitato i campionati italiani di staffette di corsa in montagna. Grande condizione per Bardea nella stagione di corsa campestre. Attenzione anche al risultato della sua Valle Brembana, perché la Valle Brembana in questo momento ha due atleti nei primi sei classificati. A concludere questo gruppetto è Nicolò Astori, ve lo confermo, Atletica Estense. Quindi abbiamo Bardea, poi Zinubi che sta rientrando, San Martino, quindi Mattio, Benzoni, Mattio e Astori. Poi Giolitti, Roani, Valduga, Alessandro Morotti per l'Atletica Bergamo 59 Rio Center. Sono in due ora a inseguire Bardea, Zinubi e San Martino. Tre atleti nelle prime tre posizioni che non erano così pronosticabili in avvio, che stanno superando atleti più blasonati. Bardea, l'abbiamo già ricordato, ottima la condizione per lui, specialista soprattutto della corsa in montagna, che però sta trovando dei grandi risultati
Una grande azione tecnica per il portacolore dell'Atletica Valle Brembana a guidare questa gara juniores quando siamo nel... Abbiamo completato il terzo giro e iniziamo quindi l'ultima tornata. Abbiamo poi Saber Zinubi che sta rientrando su Bardea. Saber Zinubi rientra su Bardea. È uscito di scena San Martino. Mattio in terza posizione. Ed è Zinubi che se ne va. È Saber Zinubi che se ne va per prendere il comando su Bardea. Non è però il comando del campionato italiano, perché comunque Saber Zinubi, atleta italiano non equiparato, atleta del regionale della Tunisia, però aveva già dimostrato quest'inverno dei progressi tecnici notevoli in un paio di corse campestri disputate in Lombardia, tra Cernusco Lombardone, provincia di Lecco, e Arcisate, provincia di Varese. Saber Zinubi se ne va, e segnatevi questo nome, oggi non arriverà il titolo italiano, quanto non è leggibile per il successo, ma sarà comunque una protagonista del prossimo futuro. Attenzione che su Matteo Bardea sta rientrando Elia Mattio. Attenzione al rientro di Elia Mattio, che va ora al sorpasso su Matteo Bardea, che ha lanciato la controffensiva probabilmente con un pizzico di anticipo. Dovrà ora stringere i denti per riuscire a restare sul podio. Alle sue spalle c'è Stefano Benzoni, compagno di squadra. Elia Mattio che ora si mette in caccia di Zinubi, ma è Mattio il leader del campionato italiano individuale, Zinubi è leader del campionato di società. Saber Zinubi che è arrivato l'anno scorso all'Atletica Leggera, lo ricordiamo. Pochissime gare per lui corse in pista, ma sia una... lui che compirà 19 anni Zinubi nel prossimo 22 luglio. Dicevo, pochissime gare per lui in pista, ma già dei risultati notevolissimi nella corsa campestra, personali da 2:01:65 negli 800 e 4:11:09 nei 1500 nelle uniche gare corse in carriera in pista. Da quando è tesserato per una società italiana, però dallo scorso anno è tesserato per l'Atletica Valle Camonica, atleta tunisino Zinubi, che però quest'anno è destinato ad andare a frantumare quei primati personali nel mezzofondo veloce, alla luce anche di quanto sta mostrando su distanze più lunghe della corsa campestre. Che bella azione questa di Saber Zinubi per andare a mettersi, a portare un gran risultato per la sua, a livello CDS, per la sua Atletica Valle Camonica, ma anche per dimostrare, per mettersi in mostra in una, nel contesto più importante della sua carriera atletica finora, la festa del cross. Alle sue spalle ecco Elia Mattio in rimonta. Saber Zinubi al comando davanti all'azzurrino degli europei di cross. Elia Mattio, cerchiamo poi di capire alle sue spalle cosa sta succedendo per le altre medaglie con il binomio dell'Atletica Valle Brembana, Stefano Benzoni da un lato e Matteo Bardea, il coraggioso Matteo Bardea dall'altro. Elia Mattio è in rimonta su Zinubi. Mentre in terza posizione, vediamo se riusciamo a scorgere chi c'è in terza posizione. Ancora Bardea. Con Astori che ha staccato Benzoni, quindi è Astori in questo momento il bronzo del campionato italiano juniores. Saber Zinubi va a prendersi una grandissima vittoria di giornata qui a Trieste,
per lui l'ultima curva verso destra. Elia Mattia rimonta, ma non basterà. Saber Zinubi vince la grande questa gara. Elia Mattia va a portarsi a casa il titolo italiano juniores di corsa campestre. Alza i pugni Elia Mattia per la podistica Valle Varaita. Va lui a vincere il titolo italiano juniores con Matteo Bardea, grande personalità per Bardea in questa gara, va a prendersi la medaglia d'argento. La terza posizione dovrebbe essere quella di Astori. Ma c'è Benzoni che recupera, attenzione. Ah, Nicolò Astori che arriva quarto e Benzoni al quinto posto Mario Roani. E poi dovrebbe aver chiuso Simone Giolitti. In buona sostanza Saber Zinubi, atleta tunisino della Valle Camonica, vince questa gara della festa del cross di Trieste a livello juniores, dimostrando in maniera decisamente fragorosa tutte le qualità che aveva lasciato intravedere in alcuni cross a livello regionale durante quest'inverno. Medaglia d'argento che va a medaglia d'oro, titolo italiano juniores che va ad Elia Mattio, medaglia d'argento per Matteo Bardea, medaglia di bronzo per Nicolò Astori. Le società rappresentate sono la podistica Valle Varaita, l'atletica Valle Brembana e l'atletica Estense. Attenzione che Valle Brembana e Valle Varaita hanno ottenuto due eccellenti piazzamenti a testa con i propri avamposti al secolo, Mattio e Giolitti per quanto riguarda la Valle Varaita e Partea e Benzoni per quanto riguarda Valle Brembana, e saranno il terzo atleta al traguardo, sarà il terzo atleta al traguardo per queste due società, probabilmente, ve lo diamo con beneficio di inventario, a mettere a segno a consegnare a una delle due società lo scudetto. Che non arrivino a sorprese da altre società. Gara. Abbiamo comunque la classifica generale. Saber Zinubi 25-43, Elia Mattio 25-49 medaglia d'oro, Matteo Bardea 26-04 medaglia d'argento, Nicolò Astori 26-09 medaglia di bronzo, quarto nella classifica del campionato italiano è Stefano Benzoni, quinto Mario Roani, sesto Simone Giolitti, settimo Alessandro Morotti, ottavo Andrei Laurenti Uneagu, nono Antonio Bonvino e decimo Mattia Adamoli. Undicesimo chiude Simone Valduga, mentre si succedono qui gli arrivi. Stanno riprendendo la manifestazione, eccolo qui con noi nuovamente. Siamo veramente nel pieno di questa. C'è anche la Lecco Colombo Costruzioni che aveva un'ottima squadra in gara. La prova dell'Inter maschile non ha veramente lasciato nulla al caso, spettacolo veramente, tanta roba. Prima parte di gara in controllo, i primi 4 chilometri, il gruppo si è assottigliato ma sono rimasti una ventina a giocarsi il successo, poi ci ha subito provato il portacolori dell'Atletica. Si succedono qui gli arrivi. Cerchiamo di fare due conti della serva anche per quanto riguarda i risultati di società. Però ha trovato, si è dovuto accontentare dell'argento perché ha trovato davanti a sé un Saber Zinubi dell'Atletica Valle Camonica che è letteralmente esploso all'ultimo giro, ma esploso in senso positivo. Ci ha provato sulla salita, ci ha provato come vi raccontavi veramente. Cambio di carte tra i 5 che erano rimasti 5 all'inizio dell'ultima tornata e poi ha avuto la gamba per staccare gli altri e resistere comunque alla fine degli ultimi 500 metri al portacolori della Valle Varaita, canottiera già
Lubotti Arancioni, le ragazze sono le portacolori della Free Zone che ci dicono che succederà qualcosa tra poco a livello di premiazione di campionato di società. E parliamo del campionato di società Seniores e Promesse, mentre qui si scherza all'arrivo del campionato italiano Juniores con il successo di giornata di Saber Zinoubi, atleta tunisino dell'Atletica Valle Camonica, che corona un autunno-inverno di enormi progressi tecnici, gestendo alla perfezione questa gara che aveva visto Andrea Ribatti come fuggitivo nella prima parte. Il titolo italiano va a Elia Mattio, con argento a Matteo Partea e bronzo a Nicolò Astori. Intanto vi dicevo, avete visto inquadrate le ragazze della Free Zone, perché è la Free Zone a portare a casa il titolo italiano di società con i piazzamenti di Sara Bottarelli, di Aurora Bado, di Gloria Giudici. Avete visto anche nella squadra Roberta Bignati, che ha completato il quartetto delle atlete al traguardo. Per quanto riguarda la Free Zone, che ha vinto con soli 3 punti di margine sull'Orecchiella Garfagnana, le due società che vi avevamo segnalato in precedenza quando era in diretta la RAI. Potete ovviamente riascoltare tutta quella parte, potrà essere riascoltabile e rivedibile attraverso il nostro canale YouTube Atletica Italiana On Demand. Per l'Orecchiella Garfagnana, Clementine Mukandanga, Ilaria Spighi, Anna Laura Mugno e Cecilia Passo. Terza posizione per l'Atletica Saluzzo invece, con 48 punti, Adisselem Belaitegheng, Lorenza Beccaria, Mina Il Cannussi e Iris Baretto. Quarta posizione per la Recastello Radici Group, quinta per le Caivano Runners e sesta per il Battaglio Custorino. Abbiamo le scene all'arrivo del campionato italiano Juniores, Bardea e Zinoubi. Siamo in diretta da Sgonico, Trieste, campionato italiano di corsa campestre. Tra poco avremo il cross corto, prima in ambito femminile. E poi avremo gli allievi in abito maschile, quindi cross corto maschile e allieve a chiudere. Stiamo dando un'occhiata anche alla classifica complessiva di questa gara di cross Juniores, per capire anche l'ipotetica gara di campionato di società. Cavalle Brembana ha piazzato Matteo Guardia al terzo posto, Stefano Benzoni al quinto in giornata e Tommaso Losa al 36esimo. Potrebbero, con beneficio di inventario, essere loro i campioni d'Italia, vincitori dello scudetto. Cercando di capire anche il piazzamento del terzo classificato, la Valle Varaita, che è Nicolò Beltone, 68esimo. Direi che in questo senso la Valle Brembana è sicuramente davanti rispetto alla Valle Varaita. Gilberto, adesso un attimo di, appunto, di tranquillità, poi mancheranno 4 prove. Della classifica generale della gara maschile Juniores. L'anno scorso, 3 km femminile cross promesse senior alle 13.05, poi seguiranno gli allievi 13.25, 13.55 cross corto uomini, quindi ancora una volta in scena i più grandi senior su delle gare che annunciano spettacolari, perché 3.000 metri in cappella sono veramente, possono essere tremendi, più forti anche di altre distanze, perché bisogna, sì, è una gara molto molto veloce, ma devi tenere quel briso. Intanto alcuni risultati della prima parte, della parte non coperta
diretta, ma coperta solo on demand da Atletica Italiana TV per quanto riguarda i campionati italiani di corsa campestre. Vediamo i risultati della top 10 dei campionati italiani assoluti maschili. Con l'ausilio dell'informatica, la vittoria di Elias Awani, argento Ioannes Chiappinelli, bronzo Luca Alfieri, quarto Marco Najibè Salami, quinto Italo Quazzola, sesto Mar Boumer, settimo Badr Jafari, ottavo Alain Cavagna, nono Zouair Saran, decimo Abdelrazak Gasmi, poi subito dopo fuori dalle prime 10 posizioni Marco Giudici, Nadir Cavagna, Michele Fontana, Marco Fontana Granotto, Francesco Carrera. Andiamo ora con invece i campionati italiani a livello promesse, con la vittoria del terzo classificato nella gara assoluta, ovvero Luca Alfieri, che va a conquistare il titolo italiano precedendo Alain Cavagna. In terza posizione Zouair Saran, quarto Abdelrazak Gasmi, quinto Marco Fontana Granotto. A completare la top 10 Simone Masetto, Giuseppe Gravante, Enrico Vecchi, Francesco Guerra e Filippo Micheli. Andiamo invece, mentre qui abbiamo inquadrata Federica Cortesi, per quanto concerne la gara di cross corto femminile. Per quanto concerne invece la gara di campionato italiano assoluto al femminile, abbiamo la vittoria di Nadia Patocletti, Anna Arnaudo l'argento, Giovanna Selva il bronzo, quarta Ilaria Spighe con risultato notevole per lei, Giulia Marangon quinta, Gaia Colli sesta, abbiamo visto Giulia Zanne settima, Aurora Bado ottava, Gloria Giudici nona e Ilaria Bruno decima. Per quanto riguarda, vediamo la premiazione. Vediamo la premiazione del risultato di gara. Saver Zinubi che vince la gara juniores, premiato come vincitore. Bellissima prova per lui. Poi avremo la premiazione come campionato italiano con la vittoria di Mattio. Vi dicevo, a livello di classifica generale promesse, invece a livello femminile, la vittoria, il podio è carta carbone, quanto vi ho appena declinato per ciò che concerne il campionato italiano assoluto, con la vittoria loro di Nadia Battocletti, che sarà quota nuova ai titoli italiani del cross. In seconda posizione Anna Arnaudo e la terza posizione per Giovanna Selva, quarta Giulia Marangon, quinta Aurora Bado, sesta Ilaria Bruno, settima Michela Boretton, ottava Sara Nestola, nona Giulia Cordazzo e decima Nicole Acerboni. Questa è la classifica. Tra poco andremo con una sorta di piccola preview del campionato italiano di cross corto a livello femminile. Ci sono le ragazze della Free Zone, oltre alle quattro ragazze che vi ho citato, vediamo anche Anna Frigerio, Barbara Bani e Silvia Radaelli. Stiamo per procedere con la premiazione del campionato italiano juniores, è arrivato in premiazione anche Nicolò Astori. Andiamo a dare qualche a parlare del campionato italiano di cross corto a livello assoluto, anche a livello promesse, ma in primis a livello assoluto, che sta per inaugurare la propria giornata con le donne, poi toccherà agli uomini, in mezzo ci sarà la gara allievi maschile. Vi dicevo, campionato italiano assoluto di cross corto che ha vissuto varie fasi,
con un lungo periodo, coincideva peraltro anche col periodo in cui era previsto anche nel programma tecnico dei mondiali il cross corto, quindi a cavallo del millennio, dal 1998 al 2007. Qui siamo con la premiazione degli juniores. Con la vittoria di Elia Mattio davanti al con Massimo Di Giorgio a celebrare, presidente del comitato regionale del FIDAL Friuli Venezia Giulia, a celebrare i vincitori. L'argento di Matteo Bardea e il bronzo di Nicolò Astori. Vi dicevo, parlando di cross corto, nel 2000 e dal 98 al 2007, 10 edizioni consecutive che in campo femminile sono state conquistate, l'ordine da Elisa Rea, quindi da Silvia Weissteiner nel 99, poi da Giovanna Ricci nel 2000, Sara Palmas nel 2001, Sabrina Varrone nel 2002, ancora Silvia Weissteiner nel 2003, quindi Marzena Michalska nel 2004, la sipista, Federica Darrei nel 2005, Angela Renicella nel 2006, Renate Runger nel 2007. Sempre vincitrici diverse, dunque, due vittorie solo per Silvia Weissteiner nel 99 e nel 2003, e poi si è tornati nel 2019 con la vittoria di Marta Zenoni, nel 2020 con la vittoria di Nicole Reina su Nicole Maiori e su Linda Palumbo. Reina e Palumbo ieri grandi protagonisti della staffetta, come avete potuto vedere anche raccontato attraverso i canali della Federazione Italiana di Atletica Leggera, il sito internet fidal.it e i vari canali social. Vi ricordo l'account Twitter.